Ciao a tutti ragazzi, mi riesco tornati con un commentary che mancava da parecchi anni. Come potete vedere sono ritornato su Call of Duty dopo un bel po' di tempo, visto che è passato un anno e mezzo a Destiny. E niente ragazzi, poche parole, bando alle ciance, questo è un team deathmatch su Combine, sto Nell'aria. usando questo cazzo di Buona AK che fortuna. fa pitmark della puttana Eva, è veramente incredibile come arma. Delle volte, porca miseria, con quest'arma farete pitmark di non so che Potete cosa. Sparirete 3 ore prima e non ucciderete mai quel cazzo di bersaglio. Ritroverete sempre gente che si rigira con quest'arma in una maniera incredibile. Ha sì un buon ratio di fuoco, ma veramente fa sbroccare. Potete vedere qui sto leggermente Sospetto camperando, per ucciso. non dire sto decisamente camperando. E niente, sto cercando di spontrapparli e appena qualcuno si affaccia lo stupro come un maiale. Allora, vediamo un po'. Un po' qui fermo e aspetto un attimino, perché come potete vedere su Deathmatch, specialmente su Combine, qui tutti i nemici spawneranno o qua sopra dove sto mirando ora, Assassino oppure morto. se vi verranno venire in culo, verranno sulla sinistra, verranno sulla vostra destra e cercheranno appunto di stuprarvi col pompa. Vedete, sto facendo un po' di devasti, qualsiasi stronzo si affaccia lo uccido. Come vi ho già detto, l'AKVK non è decisamente un'arma che consiglio. Ahimè, UAV a la voglio dorare disposizione. perché voglio ottenere la diamante, ma Approvvigionamento in come attesa. potete vedere riesco a stuprare uno con una UAV di mitraglietta, non disturbo so neanche come pronto. cazzo ho fatto, perché davvero con quest'arma Provvisore vi elettroniche faranno il attive. culo tutti, fa un sacco di Durante hitmarker, la anche virata voi, i sensori spesso e avvisano ogni volentieri vi può succedere attivo. con 4-5 colpi di non uccidere il bersaglio, ci sparerete tipo 3 secondi prima, Sparito. potete vedere, ristupro questo stronzo che sta All'UAV provando a venirmi resta da a metà dietro, serbatoio. stupro come un maiale, giustamente, Allevo suppongo che missione si merita, GUAV così al si impara sempre le 50%. mitragliette del cazzo. Come potete vedere c'ha un Weevil con il caricatore aumentato del silenziatore, quasi sicuramente, perché quando ricarico ne Nuova dà UAV di 70 nuovo colpi. collegamento. Grazie di Come tutto. vedete ora li sto UAV visibile stuprando e in nel loro uscita. spawn stanno spawnando, li sto UAV uccidendo. Sto pronto. prendendo un approvvigionamento. E niente. Beh, Fatto comunque correre. ragazzi, sto un po' provando sto Ha Share Factory, abbandonato. anche perché non ho più un Munizioni programma non di editing sul fornito. Muove computer, amici quindi UAV. mi tocca. Ma speriamo di Approvvigionamento vedere in attesa. come venga il video. UAV di Insomma, disturbo che in cazzo attesa di dire, io ordini. nei commentari, Noi insomma, solo da uno. preparare, Provvisori perché attive. comincio a fare il live e le UAV cose. Comunque, 50%. Proviamo. ragazzi, niente, mi sembra un gioco abbastanza carino, Black Ops Tempo 3, missione però GUAV al 50%. cos'è che ha di brutto? Secondo me è un gioco troppo Energia al potente, non riesco 5%. mai, è il UAV di primo Call of Duty in rientro. cui non riesco mai a vedere gli amici online, non riesco a vedere le statistiche dei vari miei amici, non riesco a invitare le altre persone. Grazie di Diventa un po' un tutto. UAV problema. di Secondo disturbo in me questo uscita. gioco è troppo potente per questa console. Date Infatti, subito un anche quando approvvigionamento. switcho e vado nel party mentre sto giocando a questo gioco, non riesco. È molto lenta Ha le altre consegnato. applicazioni. Quindi significa che evidentemente ha un software molto potente. Vedete qui sculo e Muovo subito raps, un'unità che vado a nemici. stuprare le loro mamme, giustamente. E niente, qui Occhio, nave di faccio lancio ben in sorvolo. 35 kill, un 35-7. Munizioni Insomma, esaurite. Talo abbastanza camperato, ritirato. però purtroppo ragazzi, su questa mappa con un fucile d'assalto del genere non riesci a fare chissà che cosa. Come vedete Vietto stupro questo MP1, stronzo prototipo che in mi ha arrivo. filato in maniera bastarda. Ho usato ripristino, sono uscito, mamma mia, ripristino ragazzi non ve lo consiglio proprio, sto cercando di sbloccare qualche sfida, ma veramente è una delle specialità più schifose in assoluto, perché Raps voi lanciabile. risponerete e regalerete un'altra kill all'avversario. Diventa veramente molto frustrante da usare in particolari cose. Io su Deathmatch vi consiglierei una cosa tipo live, Munizioni finite. oppure magari schianto gravitazionale e lo uscite. Anche la psicosi è molto Siamo a buona, secco, diciamo. rientriamo. E niente ragazzi, Chiudo. che altro dire? Insomma, qui sto spawnando, sto superando un po' leggermente le loro mamme, mi fanno vedere, guarda, mamma mia. Qui c'è uno stronzo che mi uccide da dietro. Guardate come cazzo, delle volte su sto gioco muori in maniera talmente Attenzione, stupida che UAV per nemico forza ti in devi arrivo. incazzare. Perché era assurdo, come cazzo ho fatto sto tipo a essere camperato in quella parte e vedermi mentre andavo velocemente nel loro spawn, è una cosa assurda. Mamma mia, da rivederla quella clip. Ed è qui aspetto lo stronzo che ha killato un mio labbone compagno di Rete squadra. Vedete, neutralizzata. tac, era già one shot, se no non avrei shottato così HVXD pesantemente. nemico Come vedete, nell'area. io su questo gioco non vi consiglio assolutamente quest'arma. Tra i fucili d'assalto più forti che ho provato, decisamente letali, come vedete qui, una bella doppia. Vi consiglio il Man of War. Il Man of War è assolutamente un'arma che merita, one shot se mettete per, Nemico come alto neutralizzato. calibro,
e magari anche fuoco rapido, poi non so se vi consiglio fuoco rapido, perché fuoco rapido lo vedo più come un pronto. perk per uno che rusha. Meno War, ragazzi, shotta in un colpo alla testa, è una cosa incredibile, è tipo uno shiva automatico. Ha poca cadenza di fuoco, ma se avete uno stile di gioco come il mio, più dotato sulla precisione che sul... come vedete qua mi stuprano con ripristino, vi consiglio assolutamente il Meno War. Se no vi potrei consigliare il Dingo, che è un mitraglione, che è diciamo a metà tra un rusher e uno che sta un po' più in fase d'attesa. Che altro? Sì, il gioco mi piace. Sto giocando veramente da poco a Call of Duty, ahimè, ho dovuto, nonostante avessi deciso di quittare questo gioco, vedendo come l'andazzo di Destiny, cioè, potete vedere il mio canale, ho messo diverse clip su Destiny, ho giocato 40 giorni online, un anno e mezzo fisso, dalla seconda settimana del day one fino adesso, però purtroppo è un gioco innanzitutto morto, poi ha un PvP che da agosto... Diciamo che era bellino quando fece il secondo DLC del Casato dei Lupi, però purtroppo è un gioco che è assolutamente morto, è privo di contenuti in PvE, quindi funzioni, queste cose, armi, sviluppo del gioco. Già non mi piaceva prima, però ci giocavo perché comunque era un gameplay valido e soprattutto aveva una cosa che non era il PvP. E PvP era una cosa in più su Destiny e io per diversi mesi non ci ho mai giocato. Mi piaceva appunto per quello, perché io vengo più da un gioco di ruolo, cioè non mi è mai garbata l'idea di giocare solo in PvP. Spara tutto, sono sempre, cioè mi è solo piaciuto Call of Duty come gioco online. Anche Destiny, devo essere onesto, per diversi mesi da quest'estate ci avevo giocato un po', poi da quando ha iniziato settembre hanno fatto un sacco di altre puttanate, come hanno reso proprio tutto veramente inguardabile. Niente, finisco 35-7, come vedete stupro questo figlio. Guardate che chio, mamma mia, guarda lì. Guardate questo stronzo, pensava di potermi uccidere sto stronzo, guarda lì. No scope, one shot. Ah, che culo. Ho detto bah. Vabbè ragazzi, io vi saluto, spero di essere presente in qualche altro video, e niente, ciao belli.